Salve ragazzi, cari amici del web, è ancora Andrea Bruno. Continuiamo questa puntata d'eccezione. Puntata d'eccezione perché fra poco ci sarà l'ospite clou. Nel frattempo, in questo momento, abbiamo degli altrettanto ospiti onorevoli e onorati che presidiano questo bellissimo incontro. Voglio passare la parola a questi signori, ognuno dirà una frase che simboleggia questo momento cruciale. Una frase potrebbe essere: mandiamoli a casa tutti, ma questa è una frase già scontata, perché questo vi garantisco che lo faremo. Passiamo la parola al nostro ospite d'onore. Cosa vuoi dire ai nostri amici che ci seguono da casa? Qualcuno è già scappato per non fare brutta figura. Dobbiamo essere tutti uniti, tutti insieme. La riunione di oggi, quella dei cosiddetti 100 attivisti, dimostra proprio questo. Tutti quanti insieme possiamo andare avanti, possiamo riuscire veramente a fare la differenza. Passiamo a questo punto la parola alla nostra componente femminile. Che ce ne sono pochi. Però poche, però è significativa, è una delle maggiori presenze su Facebook, sicuramente è uno dei personaggi più carismatici che caratterizzano il nostro gruppo. Che messaggio vogliamo dare ai nostri cortesi ascoltatori? Che ci vuole tanto impegno, cercare di, scusate la voce, bisogna cercare di divulgare il verbo più che possibile. Cioè solo attraverso questo riusciremo a ottenere qualcosa. Voglio aggiungere una cosa molto importante: il movimento è caratterizzato innanzitutto da non utilizzare i media classici come TV e giornali non sono principalmente utilizzati, perché come tutti noi sappiamo sono media monopolizzati, sono sotto gli organi di partito. Il movimento è fatto da personaggi comuni, personaggi sinceri, e sono questi ragazzi qui presenti, perché loro in rete diffondono un'opinione che è frutto di un'altra donna, di una, è un'opinione collettiva. Abbiamo un'altra doppia, abbiamo qui una coppia carismatica. Passiamo a loro la parola affinché diano un messaggio indirizzato a tutti gli amici che ci seguono da casa. Che messaggio diamo? Non scappare, perché dovrei rispondere anche a te. Che messaggio diamo? Tutti a casa? No, l'abbiamo già detto. Ragazzi, andiamo avanti, continuiamo così e buona fortuna a tutti. Allora, praticamente in Italia dovranno trionfare i valori democratici che caratterizzano il nostro paese. Il nostro paese, come comporterà il nostro amico, il nostro paese è sotto una dittatura morbida e silenziosa. Noi abbiamo l'arma per vincere la dittatura, ovvero metodi gandhiani, metodi pacifisti, però con informazioni precise e concise affinché il popolo del web si risveglia e a loro giunga la verità. Noi divulghiamo l'informazione agli attivisti che operano sul web, fanno sapere cosa fanno i nostri rappresentanti delle istituzioni e diffondiamo delle informazioni che altrimenti chi segue TV e giornale non ne verrebbe a conoscenza, perché sono queste organi, strumenti di partito. Noi non siamo uno strumento di partito, la nostra attività si svolge del tutto in maniera gratuita, nessuno ci paga e noi siamo volontari che diffondiamo un'informazione reale, sincera, che viene dal cuore. Continuiamo il nostro giro, che messaggio vuoi dare? Ti unisci alle mie parole? Certo. Passiamo in questo momento a questo gruppo che ho cercato di nascondere perché non è propenso ad apparire nelle nostre interviste. Questi qui sono i classici del movimento che, pur di non sbagliare a parola, stanno zitti. Cosa dite? Che hai ragione, come darti torto? Volevamo scappare. Però un messaggio, diciamo, non politico, ma circa la serata di oggi. È un momento questo qui magnifico, stupendo. È un incontro eccezionale. Di condivisione, di incontro, di amicizia. Andiamo alla fine, Beppe, andiamo. Io vengo dalla Lettonia, per cui a me qua, vieni chi sono, mi sembrano tutte brutte, ve lo dico. Delle brutte, eh? E io vengo dalla Lettonia, adesso tutto con mi alza fatto qua. Io vengo da lì e non mi mette con i piedi. No, solo. Ma le ragazze non si guardano per la loro bellezza, si guardano per quello che hanno nel cuore e si guardano per la loro onestà. Ci dobbiamo andare. Ecco.
Andiamo, dai. Abbiamo un messaggio. Che messaggio vuoi lasciare ai nostri amici che ci seguono? Allora, innanzitutto che è un piacere essere questa sera a cena con Beppe. È un piacere essere questa sera a cena con Beppe. E poi cosa dire d'altro? Ragazzi, piano piano arriveremo al 100% alla prossima lezione. Continuiamo dopo, sennò viene lungo. Continuiamo, ciao, dopo!